Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Allora, oggi andremo a vedere il layering. Cos'è il layering? Allora, il concetto di layering è molto semplice. Abbiamo un suono di partenza, per esempio, non so, in muto, mettiamo solo questo, e sentiamo come suona questo lead. Ok. Il concetto di layering, appunto, vuole indicare come un riempimento nello spazio da effettuare, diciamo, per dare più corpo a questo suono. Quindi aggiungendo altri suoni simili, quindi con le stesse note, magari cambiati di ottava. Per esempio, non so, questo lead lavora dalla C4 alla F4 come nota. Io ne ho aggiunto un altro che lavora dalla C5 alla A5, quindi un'ottava più sopra. E uno ancora dalla F6 fino alla 6. Quindi avete capito che, anche come vi faccio vedere ora da mixer, abbiamo i lead bassi, lead medi e lead alti. Sono appunto basso, medio e alto. Ho messo tre strumenti diversi giusto per variare un po'. Allora, ascoltiamo intanto la nostra piccola traccia che ho realizzato. Ok, abbassiamo un attimino il volume. Allora, per ora cominciamo a vedere la batteria. Perché la batteria? Voi avete sentito questa. Come potete vedere è composta da un kick, un hat e due snare. Due snare perché? Perché nella musica dubstep, in questo caso chillstep, la cosa fondamentale è dare risalto al suono dello snare, creare degli snare belli belli potenti. Io solitamente uso quelli della Vengeance perché sono dei campioni molto efficaci e molto pieni, tipo. Ok, però molte volte per le esigenze che ho questi non bastano, quindi ne combino due. Allora io teniamo soltanto la batteria che suona. Come potete vedere, due snare. Ok? Sono senza effetti e suonano così. Infatti gli effetti glielo ho spenti per sbaglio. Kick e hat non hanno fatto nulla. Ok, allora sentiamo con i nostri effetti come suona la batteria. Parte il fatto che c'è un picco tremendo. Però dovuto sicuramente a un'equalizzazione e un riverbero troppo alti. Allora, questo suono risultante, questo snare finale, appunto è la combinazione del primo e del nostro secondo snare. Vi ho aggiunto degli effetti perché? Perché come possiamo vedere, allora lo snare 1 ho tolto praticamente, a parte il fatto delle subfrequenze, ma tutta la parte alta. In effetti, se noi lo sentiamo da solo, senza effetti. Questo è il campione base. Questo è il campione effettato. Sentite? Manca tutta la parte alta. Parte alta che invece è stata presa da questo. Eccolo qua. Ho tagliato tutto il basso di questo. Ho alzato di pochi decibel intorno ai 4500 Hz. E il risultato di questo layering, di questo appunto collage tra più suoni, è questo. Sentite? Poi vabbè, io non sono stato là molto tempo a perdere. Molto tempo a perdere, già. Non sono stato lì a perdere molto tempo appunto tra equalizzazioni, riverberi, eccetera. Io ho aggiunto un minimo di effetti giusto perché il suono che volevo ottenere fosse questo, insomma. E il risultato appunto è questo. E non
sentite perché io ho mutato tutto il resto. Ok, e quindi abbiamo visto snare 1 tenuto, diciamo, per la zona delle frequenze medio-basse. Ok, io alte più che altro perché... Ah, e qui abbiamo... Ok, comunque questo vuole dare risalto un po' al punch dello snare. Diciamo al corpo, proprio la parte più profonda, la parte più pesante. Mentre appunto l'altro dà prevalenza appunto alla coda, al rilascio dello snare, alla parte finale, come volete chiamarla. Ok, vabbè, io ho fatto appunto un piccolo... slot per tutta la batteria, come l'ho fatto un piccolo slot per tutti i nostri lead e ne ho fatto uno per i nostri due bassi. Allora, che poi anche volendo parlare dei bassi, per restare in tema di layering, i nostri bassi, cioè soltanto qui, un basso e un sub bass. Io ho fatto con basso, ho usato il serum. Sub, ho ottenuto un semplicissimo sign del Nexus. E ok. Allora, passiamo ai lead. Allora, sentiamo soltanto la nostra traccia con il lead basso. La traccia è veramente... Ok, sentiamola solo con il lead. Io. Ok, e ora con quello alto. L'unione di tutti e tre, appunto, risulta questa. Quindi, cosa abbiamo fatto? Lead basso, pattern, ok. Gli altri teniamo lead basso. Allora, lead basso, a parte il fatto che è collegato anche lui al suo slot principale dei lead, lo ho equalizzato tenendo appunto, enfatizzando un po' queste frequenze qua e tagliando tutto il resto, la zona medio-bassa, ok? Lead medio, ovviamente, la parte medio alta, perché comunque c'erano anche delle frequenze alte che mi piacevano di questo suono. Se lo sentite così, è molto più chiuso. Ok, quindi ho ottenuto anche un po' della parte alta. Alla fine lead alto, schietto la parte bassa e siamo tra i medio alti, ovviamente tenendo più basso qua per evitare casini, tagliando appunto la parte più alta, parte finale. Ok, e un'altra cosa che ho fatto è pannare questi nostri suoni. Allora, io ho usato tre suoni, in realtà sarebbe l'ideale magari usarne anche un quarto, così da creare due suoni più sull'autoparlante di sinistra e altri due appunto sull'autoparlante di destra. Come potete vedere, ho pannato leggermente, perché voi ricordatevi sempre che quando andate a fare il panning perdete potenza di suono se lo pannate estremamente. Sentite per esempio questo così. Vedete che è come se io alzassi il volume. Panning estremo vuol dire perdita di guadagno del nostro suono, che poi dovrà essere compensato appunto alzando il volume. Noi appunto non facciamo operazioni molto drastiche, facciamo un 15% di qua, qua avrò tenuto un 20, eccomi, dai 25. E qua un po' più a destra. Tutto questo perché? Tutto questo appunto per avere un suono più aperto. Una parte del nostro lead totale, che sarà appunto, prendiamo appunto il nostro canale 9 come lead finale, avrà una prevalenza magari a sinistra delle frequenze più basse, ancora un po' più a sinistra di quelle medie, e a destra quelle alte. Ok, vabbè, poi ho aggiunto un riverbero per dare ancora un po' più di corpo a tutto il suono, ho equalizzato per togliere comunque parte più alta e parte più bassa, eccetera eccetera, solite cose che si fanno insomma.
E basta tutto questo appunto per dire che per dare più completezza, più stereofonia alla nostra traccia, sarebbe l'ideale appunto non lavorare soltanto con un suono singolo. Io per esempio qua ho parlato di batteria e di leads. C'è la possibilità appunto di fare questo ragionamento anche per pads, anche per i plugs, tutti i suoni abbastanza utilizzati per la musica, specialmente che faccio io, ma in generale. Appunto, l'idea di base, più suoni, più presenza nel panorama stereofonico e meno monotonia, meno piattezza, chiamiamola così, passiamoci il termine. E appunto il risultato è questo. Se avessi tenuto per esempio solo gli snare senza effetti, perché ci siamo, molto molto blandi, molto molto bassi, non si sentono, soltanto snare basso, chiamiamolo così. Sentite il corpo, qui questo è proprio il corpo e questa è la coda. Insieme. Ok ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro per quello che volevo farvi capire. Se avete domande, comunque fatemele presente, scrivetemi, commentate, eccetera, eccetera. Buono, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.